Il posto delle parole, questo appuntamento che racconta di libri, presenta ora una conversazione che ha molto a che fare con il nostro vivere quotidiano, con il nostro passato e soprattutto con il nostro futuro. Perché se vogliamo guardare al futuro dobbiamo necessariamente guardare a ciò che è oggi, ma soprattutto a ciò che era ieri. Se non facciamo i conti col passato, ovviamente anche questo libro ce lo dimostra, che non costruiremo un buon futuro. Donald Sassoon, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci il suo ultimo libro intitolato Sintomi Morbosi, edizioni Garzanti. Donald Sassoon, leggo nel risvolto di copertina, è professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra. Allievo di Eric Osborne, è considerato uno dei maggiori storici contemporanei, è stato curatore del Festival La Storia in Piazza di Genova e visiting professor all'Università di Trento e di Padova. Donald Sassoon, che cosa significa essere considerato uno dei maggiori storici contemporanei? Le faccio questa domanda perché oggi raccontare la storia, presentare la storia, da un punto di vista professionale come il suo, credo che abbia una notevole difficoltà, perché questi sono tempi difficili e l'abbiamo anche compreso, a volte anche un po' disperati questo tempo, l'abbiamo ben compreso nel suo libro e nelle 300 e passa pagina. Ecco, che cosa significa oggi per lei, storico, raccontare questa parola storia? Beh, vuol dire innanzitutto fare una cosa che non avevo mai fatto prima, cioè scrivere un libro sull'oggi. Io ho sempre scritto libri e saggi che parlavano del passato e mi sono reso conto che forse era anche il momento di fare una cosa non accademica, non una cosa unicamente o soprattutto per studenti, ma fare una cosa per fare capire un po' come uno storico può riflettere sulla crisi attuale. E dunque il punto di partenza è appunto l'oggi, è quello che chiamo, seguendo Gramsci, l'intervallo, l'interregno tra il mondo di ieri che sta morendo e quello nuovo le cui fondamenta non riusciamo neppure a scorgere. E aggiungo nel libro che siamo un po' come in mezzo a un guado, c'è una corrente molto forte, abbiamo lasciato una delle due sponde, non scorgiamo bene quell'altra e ci sono dei fenomeni morbosi e dei sintomi morbosi. Questo è il mio punto di partenza. È un punto di partenza importante in questo nostro guado contemporaneo. Però Donald Sassoon, per vedere dall'altra parte lo spazio che noi attraversiamo verso un dove che non sappiamo bene quale possa essere, e forse anche nel passato ci sono state queste situazioni, ma se noi dobbiamo arrivare dall'altra parte di questo guado, noi dobbiamo avere le armi necessarie. Questo libro ce le propone, sembra tutto subito un libro disperato, un libro che non abbia una speranza razionale, ma questo libro ci propone delle armi, soprattutto armi di conoscenza. Ecco, Donald Sassoon, io penso che se non abbiamo quell'arma chiamata conoscenza, noi nel guado resteremo. Questo senza dubbio. Bisogna intanto sapere che siamo nel guado. Poi dobbiamo avere un'idea abbastanza forte della riva che abbiamo lasciato, del mondo vecchio che sta sparendo. E se non siamo consci dei problemi di oggi, non riusciremo ad arrivare dall'altra parte. Io però aggiungo subito, non ho minimamente la pretesa di indicare la via giusta e neppure di fare capire che cos'è il mondo nuovo. Voglio semplicemente descrivere nel modo più accurato possibile il mondo che abbiamo lasciato e che dunque non possiamo ricostruire. Come lei ha detto, non è certo la prima volta che siamo in mezzo al guado, lo siamo stati, insomma, la storia in un certo senso è una cosa che si ripete un po', ma nel complesso non si ripete molto, se no sarebbe molto facile, sarebbe una storia ciclica, come si pensava una volta, il mondo avanza, poi va indietro, poi si ritorna e così via.
Dunque il problema è appunto questo, di cercare di capire in che tipo di fiume siamo. Cercare di capire in che tipo di fiume siamo. Ma oggi, da un punto di vista molto italiano e credo anche a livello generale, c'è una deriva verso la semplificazione. Tutto quanto diventa quasi simile ai 140 caratteri di Twitter. Vale a dire, la semplificazione sembra una cosa all'ordine del giorno. Però per arrivare a una semplificazione, che non è sempre detto che ci possa essere, bisogna prima comprendere il problema, comprendere i problemi, perché la trama è sempre più complessa. Ecco, secondo lei, Donald Sassoon, questa volontà, questa voglia di semplificazione non attraversa tutta questa realtà che lei sintetizza nel titolo di come sintomi morbosi? Ma la volontà di semplificazione è normale. Se siamo davanti a una situazione complicata, vogliamo cercare di semplificarla. Se dobbiamo trasmettere certe idee, come stiamo facendo noi due, bisogna cercare di semplificare. Io ho già fatto un bel po' di semplificazioni, dicendo che il mondo vecchio sta sparendo e quello nuovo non si scorge ancora. Beh, questo è in un certo senso una semplificazione. Il nodo vero è di capire entrambe le cose, il vecchio mondo e quello nuovo. Il vecchio mondo che sta sparendo, almeno in Occidente, sono da un lato le certezze politiche di una volta, che cioè o si faceva una politica, chiamiamola pure così, di centro-sinistra, oppure una politica di centrodestra. Le due grandi forze che si sono succedute in Europa, ma anche in America, seppure con altri nomi, sono sempre state forme di politica riformiste. Bisognava cambiare un po' il sistema, ma non troppo, tenendo presente che in una democrazia non si possono fare delle cose pericolose, delle cose che sono troppo che cambiano il mondo in modo troppo violento. Ora, in quasi tutta l'Europa i partiti conservatori tradizionali sono in piena crisi, in alcuni sono spariti, come credo si possa dire in Italia, oppure sono in gravissima crisi, come in Gran Bretagna, ma anche la sinistra è in grave crisi. Basta pensare che per esempio in Germania il Partito Socialdemocratico, che era uno dei grandi partiti della sinistra europea, ha avuto nelle ultime elezioni la percentuale di voti più bassa della sua storia. Addirittura in Francia invece, contro Macron, il candidato dei socialisti, ha avuto il 6%, e così via. Sono sotto l'assalto o da destra o da sinistra, anche in Grecia, in Portogallo, in Spagna, in Italia poi non ne parliamo. Dunque questi sono un po' i fenomeni che stanno emergendo. Poi, se posso continuare. Prego. Ci sono anche delle forze che si pensava fossero quasi sparite o comunque appartenevano a un passato fosco e buio, e cioè quelle dei partiti di estrema destra, o partiti comunque che sono contro gli immigrati, che sono xenofobi, che sono contro gli altri, che sono contro gli stranieri. E questi partiti sono forti non solo in Italia, anche se in Italia sono particolarmente forti essendo al governo, ma sono forti anche in Francia, dove Marine Le Pen ha avuto il 30%, sono forti in Gran Bretagna, dove il partito che era contro l'Europa, UKIP, ha spinto il partito conservatore a assumere le sue stesse posizioni. In Germania c'è un partito di estrema destra che sta crescendo, ma perfino nei paesi scandinavi, che per anni furono un modello di civiltà, ci sono partiti estremisti che stanno salendo. E poi ci sono dei politici autoritari, ma eletti in modo democratico, relativamente democratico. Penso a Modi in India, penso a Erdogan in Turchia, penso a Orbán in Ungheria e penso a Putin in Russia. Dunque questo è un po' il panorama, dal mio punto di vista abbastanza triste, che ci circonda. Donald Sassoon, rimanendo sul terreno della politica e più in dettaglio dei partiti politici, per riprendere il suo tema, lei, se ricordo bene, lei a un certo punto, analizzando i partiti politici in Europa,
sottolinea che l'economia ha giocato una grossa parte nella crisi dei tradizionali partiti politici in Spagna. Ma io estendo la domanda a tutta quanta l'Europa. L'economia quanto conta nel creare la crisi anche al sistema del partito politico? L'economia conta sempre, conta molto, come ha contato nei primi tre o quattro decenni dopo il 1945, dove in fondo le economie capitaliste sono cresciute a un tasso più alto della tutta la storia del capitalismo prima, cioè proprio quello che un economista francese ha chiamato les trente glorieuses, i 30 anni gloriosi del capitalismo, di crescita. Addirittura in Italia si parlava di miracolo economico, ma c'è stata anche la stessa cosa nel Giappone e naturalmente negli Stati Uniti, in Francia, in Germania e Gran Bretagna, e questo ha portato i partiti che erano al potere allora ad essere dei partiti relativamente solidi. Ora, questa crescita non è più quella di una volta. Le ragioni sono molteplici, ma io credo una è che c'è un cambiamento globale, che vuol dire che l'industria manifatturiera, che era un po' la base del successo europeo, soprattutto in Germania e in Italia, è passata in Cina, è passata fuori. Si dice anche Brasile e India, ma in realtà è sostanzialmente in Cina. E questa nuova divisione mondiale del lavoro ha portato la Cina a diventare sì il principale paese manufatturiero al mondo, ma anche è un paese ed è un mondo che prende idee dagli Stati Uniti, perché se gli Stati Uniti sono ancora importanti è per tutte queste novità che non c'erano, cioè siamo nel mondo di Facebook, nel mondo di Amazon, nel mondo di Microsoft, nel mondo di Apple, tutte cose che 30-40 anni fa non esistevano. 30-40-50 anni fa, quando si parlava dell'industria americana, si pensava a Ford, alla General Motors, a queste cose qua. Ora invece sono cose che non si toccano, che hanno bisogno sì di beni, ma questi beni, i computer eccetera, sono fabbricati in Cina, e noi in Europa non abbiamo né le idee da vendere al resto del mondo né i prodotti che potrebbero contenere queste idee e venderle al resto del mondo. Questo è il problema principale oggi. Poi abbiamo tutta una serie di altri problemi, perché lei mi ha detto non bisogna semplificare, e io sto semplificando, perché è impossibile in una conversazione relativamente breve, ma bisogna anche tenere da conto il fatto che la gente ha delle aspettative che i nostri nonni non potevano avere, appunto perché le cose sono sempre andate meglio e ci aspettiamo che le cose continuino ad andare sempre meglio. Invece io faccio parte della prima generazione che vede con un certo rammarico che i miei figli e i miei nipotini non hanno le stesse chance che ho avuto io. E c'è più disoccupazione giovanile, non si sa bene che cosa succederà, non c'è quella fiducia che c'era una volta. La mia generazione è stata una generazione fortunata, soprattutto in Occidente, perché non ci sono state guerre, c'è stata una crescita continua. Per il futuro non lo so. Il futuro lo stiamo scrivendo giorno dopo giorno, e sarà quello che noi scriveremo con il nostro impegno oppure con la nostra disattenzione. Donald Sassoon, lei pone all'inizio del suo saggio, ricordiamo, intitolato Sintomi morbosi, un capitolo molto importante, perché questo argomento è discriminante persino rispetto a molti altri, vale a dire quello della xenofobia. Perché non possiamo non parlare della realtà politica, economica, anche culturale, se non attraversiamo questo terreno molto, molto infido, però che ha necessità di un grande confronto, perché la xenofobia, lei ci racconta con estrema sincerità qual è lo stato di salute, e la xenofobia ai noi gode di un'ottima salute, anche non solo nelle frange politiche periferiche, ma anche sempre più con grandi spazi. E la xenofobia
In che modo Donald Sassoon rientra in quei sintomi morbosi in attesa di avere un antidoto? E quale potrebbe essere questo antidoto alla xenofobia? La xenofobia è molto utile, perché in situazioni complicate, in situazioni di crisi, in situazioni dove le cose non vanno bene, è molto più facile dare la colpa agli altri e dare la colpa a chi è povero o comunque chi non ha appunto i mezzi di formazione e così via. È facile, non è la prima volta che sfoderiamo l'arma della xenofobia. Nel libro appunto faccio notare che questo c'era anche nell'Ottocento, per non parlare naturalmente del fascismo e del nazismo, ma non è una cosa nuova. Ma la cosa che anche non è nuova è che tutto il progresso dell'ultimo secolo è dovuto a un costante movimento di popoli, movimento di gente. Insomma, non avremmo il capitalismo se non ci fosse stata gente che lasciava le campagne e che andava in città, e da lasciare le campagne nella stessa regione, nello stesso paese, e andare nella città vicina, e da lì invece andare in un altro paese, di andare in un altro continente. Insomma, dove sarebbe l'America oggi se non ci fossero stati i polacchi, i russi, gli ebrei, gli italiani, i tedeschi, gli svedesi che sono andati lì? Dove sarebbe l'Italia se non ci fosse stato un movimento dal sud dell'Italia al nord dell'Italia? Dove sarebbe la Gran Bretagna se non avessimo avuto l'apporto di così tante persone dalle ex colonie? E così via di questo passo. Il movimento dei popoli è essenziale per la crescita economica. E dunque, puntando il dito contro lo straniero, non solo è una brutta cosa, eccetera, ma è anche una cosa controproducente. E qui, parlando di xenofobia, ovviamente siamo giustamente costretti a toccare un'altra parola importante, cioè quella dell'identità. E mai, come in questo tempo, la parola identità viene tirata spesse volte per la giacchetta, viene fraintesa, viene presentata in un altro modo. Lei si chiede se si può costruire una identità europea e come andrebbe costruita, che cosa implicherebbe, perché l'unico modello di identità che noi oggi abbiamo a disposizione è la costruzione dell'identità nazionale. Ma noi siamo ancora capaci di costruire, o quantomeno, se vogliamo, ricostruire l'identità a cui dobbiamo tendere, cioè l'identità europea? Dunque, innanzitutto, l'identità nazionale non è certo la sola identità. Ci sono identità, certo, di genere, ci sono identità di religione, ci sono identità di colore, ci sono le identità, un po' ce le scegliamo noi. Uno decide di essere interista o milanista o juventino, uno non può scegliere o non scegliere facilmente di essere maschio o femmina, uno nasce in Italia e dunque è italiano e non cinese, e così via. Le identità nazionali invece sono artificiali, sono state costruite dall'alto. Io faccio l'esempio del mio libro, delle sorti di Nizza. Nizza apparteneva al regno di Sardegna, poi fu data alla Francia. Chi era di Nizza, uno di questi era Garibaldi, tra l'altro eroe nazionale italiano, ma nato in quello che finisce per essere la Francia, quando Nizza diventa francese, viene costruita anche per i nizzardi l'identità francese. Devono parlare in francese, vanno a una scuola in Francia, vanno sotto le armi in un esercito francese, cantano la Marseillaise, non Fratelli d'Italia, fanno il tifo per la Francia e non per l'Italia. Per fare tutto questo occorre uno Stato, occorre un sistema burocratico, occorre un sistema scolastico, occorre, insomma, è una cosa che si fa dall'alto soprattutto. Se Nizza fosse rimasta nel regno di Sardegna, i nizzardi sarebbero oggi italiani, farebbero il tifo per l'Italia e così via questo passo. Perché l'Europa possa fare la stessa cosa, dobbiamo immaginare un'Europa che al giorno d'oggi è inconcepibile, cioè uno Stato Europa che abbia appunto un sistema scolastico, che abbia se possibile una lingua principale e che permetta naturalmente le altre lingue, come succede in Svizzera o in Belgio, insomma uno Stato dove la maggior parte delle funzioni
che ora sono negli stati nazionali venga trasferita. Ora, immaginiamoci una proposta del genere in un momento come oggi, quando l'euroscetticismo aumenta in continuazione. È un'utopia, non si può fare. E dunque la costruzione di un tipo di identità europea ricalcata su quello che è l'identità nazionale, per il momento è impossibile. Me ne rammarico, ma devo anche essere realista. Donald Sassoon, abbiamo detto più volte della impossibilità a volte di semplificare, però lei apre questo libro e ci terrei a fare questo passaggio perché è molto importante, in una maniera molto semplice, perché lei ci racconta di quando era a scuola in Francia e ha studiato una storia, poi è arrivato in Italia e la storia, per così dire, ha cambiato pagina, è diventata altra. Sì, racconto quando ho cominciato le scuole elementari in Francia, dunque avevo 5-6 anni, e nel libro che avevamo, il grosso libro, nella parte di storia c'era la storia di quello che i francesi chiamano Vercingétorix, cioè Vercingetori, cioè grande eroe, catturato da Giulio Cesare, il cattivo, viene trasportato a Roma e così via. E poi 2 anni dopo mi ritrovo in Italia in una scuola elementare italiana dove non c'è neanche il nome di Vercingetorix. Cioè, quando chiedo alla maestra ma che ne è di Vercingetorix, mi dice ah no, è uno dei tanti barbari che è stato abbattuto dalla forza delle legioni romane di Giulio Cesare. E dunque già da piccolo mi sono reso conto che almeno se la matematica è uguale, 2 e 2 fanno 4 in Italia e in Francia, meno male, quando si parla invece di storia le cose cambiano drammaticamente. E fu, come dico nel libro, la mia prima e forse la più importante lezione di storia della mia vita, il che mi ha lasciato molto scettico e sospettoso delle storie nazionali dove si celebra il glorioso passato della nazione, oppure il fatto che la nazione è stata vittima, perché le storie nazionali sono o come siamo stati bravi o come siamo stati perseguitati. Era già un bambino molto attento, molto attento alle cose di storia, Donald Sassoon. La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Queste parole sono di Antonio Gramsci dal Quaderni del Carcere. Anzitutto questo omaggio ad Antonio Gramsci e a quest'opera straordinariamente importante, Quaderni del Carcere, ci fa molto piacere che venga essere posta in esergo alla sua ultima fatica editoriale, Donald Sassoon. Credo di aver perso la linea con Donald Sassoon. No, ci sono. Era una domanda, un'affermazione? Sì, era un'affermazione, ma allo stesso tempo una domanda rivolta proprio al perché la scelta di Antonio Gramsci, che non è poi così comune oggi una citazione di Antonio Gramsci, Donald Sassoon. Può non essere comune, ma diciamo di tutti i pensatori italiani del XX secolo, il più noto all'estero è Antonio Gramsci. Non è Benedetto Croce, come invece sembra molti in Italia, è proprio Antonio Gramsci, tradotto in moltissime lingue e che ha avuto una grande fortuna in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e che viene studiato nelle università. Per trovare un altro pensatore italiano più noto, famoso, bisogna tornare a Machiavelli. E beh, questa mi sembra una cosa molto importante da sottolineare, sì. Che la parabola di visione politica passi da Antonio Gramsci e vada subito a Machiavelli. Credo che sia veramente una cosa importante. E, difatti Antonio Gramsci scrisse il libro, uno delle cose che si trovano in Gramsci è appunto parlare molto di Machiavelli, il principe moderno. Ed è sicuramente una lettura da consigliare, però prima di salutarci, Donald Sassoon, invece per lei, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma io sono circondato da libri, mi fanno tutti un po' di compagnia e vado da uno all'altro cercando di scrivere il prossimo libro. Che devo confessare che in questo momento sto rivedendo le bozze del mio prossimo libro,
che appunto sul capitalismo globale tra il 1860 e il 1914, che dovrebbe uscire a giugno in inglese, in Gran Bretagna, ed è un libro sul quale ho passato 10 anni, dunque ci tengo molto, ma il libro stesso è un po' il frutto di una di letture in molteplici. In sostanza, Donald Sassoon, il libro a cui ha accennato poco fa rientra anche nella storia di ieri, i segnali della crisi di oggi, perché lei va ad analizzare il capitalismo di un tempo per cercare di spiegare che cosa è oggi il capitalismo, che cos'è oggi la sua crisi? Sì, perché difatti il titolo inglese del libro sul capitalismo è The Anxious Triumph, il trionfo ansioso, perché il capitalismo ha tutte e due le cose, trionfa, nel senso che ormai sono tutti a favore di un certo, di un qualche tipo di capitalismo, poi ci sono le dispute su quale tipo di capitalismo, ma ormai non ci sono alternative, ma nello stesso tempo il capitalismo causa ansie costanti, perché se uno sta bene è in ansia perché magari non starà bene tra 10 o 15 anni, se uno fa molti soldi oggi li può perdere domani, se uno è occupato oggi può essere disoccupato domani, dunque fa parte della storia del capitalismo questa ansia continua, che invece prima del capitalismo naturalmente erano, l'ansia c'è sempre stata, fa parte della condizione umana, ma prima del capitalismo, nelle società preindustriali, l'ansia era qualcosa che veniva da fuori, cioè il tempo, non piove o piove troppo, oppure c'è la peste bubbonica, oppure c'è l'invasione, sono cose che erano fuori dal sistema. Da noi invece, sotto il capitalismo, i problemi fanno parte del capitalismo stesso, e il problema più grosso, quello del futuro, e cioè la crisi ecologica, global warming, il riscaldamento globale, è causato appunto dal successo del capitalismo, perché se tutti noi abbiamo tutti i beni che vogliamo, abbiamo tutti l'automobile, l'iPad, naturalmente la televisione, la macchina da lavare, eccetera, tutti al mondo, 8 miliardi di persone che hanno il tipo di vita che hanno i fortunati in California, beh, come fa il pianeta a sostenere 8 miliardi di consumatori a livelli dell'Occidente di oggi? È difficile, ed è anche difficile in un mondo sempre più democratico per un politico dire votate per me e imporrò un'austerità severa, vi toglierò le automobili, vi toglierò l'elettricità, vi toglierò gli iPad, vi toglierò il computer, la radio e la televisione. È impossibile. Però mi scusi se la trattengo ancora qualche istante, Donald Sassoon. Lei ha citato global warming. Oggi in varie città del mondo i ragazzi si sono fatti sentire per dire la loro su quello che è l'aspetto ecologico, l'aspetto dell'ambiente. Però nelle ultime pagine del suo libro lei sottolinea una cosa molto importante, scrivendo che oggi quello che è internazionale non unisce l'umanità. Ecco, l'aspetto del global warming è qualche cosa, il degrado ambientale, è qualche cosa che deve unire. Invece anche qui, e ci auguriamo che questo alzarsi in piedi dei giovani, dei ragazzi, possa cercare e dare soprattutto unità a questo aspetto rispetto al degrado ambientale. Lei che cosa ne pensa? Beh, io naturalmente sono molto felice e contento che i giovani in molte parti dell'Europa si muovono su un terreno così importante come quello del global warming, ma come direbbe Gramsci col pessimismo dell'intelletto, dico anche che però mentre i giovani in Occidente stanno relativamente bene e consumano di gran voglia, gli stessi giovani, o almeno molti di questi giovani che sono in India, guardano con invidia ai giovani dell'Occidente e vogliono anche loro tutti i beni che quelli dell'Occidente hanno, e questo appunto è il fattore di divisione. Siamo tutti nella stessa barca, ma non siamo tutti nelle stesse condizioni.
Grazie, grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Donald Sassoon per il libro Sintomi morbosi nella nostra storia di ieri, i segnali della crisi di oggi, libro tradotto da Leonardo Clausi, Garzanti, l'editore. Grazie ancora e buon lavoro Donald Sassoon. Grazie a voi.